Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, finalmente vi ho portato una delle mie ultime creazioni. Per chi non mi segue su Instagram non può capire, però per tutti gli altri saprete che mi avete richiesto in tantissimi di portarvi un mukbang di questo tipo. Quindi, cosa andremo a fare? Non ci fate caso, lì c'è Tiffany. Ha sentito l'odore della carne e nonostante abbia già mangiato, fa la discoletta. Ora andremo a comporre insieme il nostro panino perché mi piace più comporlo con voi e poi non riusciremo sicuramente a mangiarlo perché verrà una cosa altissima. I panini senza glutine, non so se capite, ma sono microbi, quindi prima mangiando il glutine, magari se il panino era largo, riuscivo a mettere due fette di pomodoro. Adesso devo sviluppare tutto in altezza, perciò vengono questi panini stratosferici e sembra il panino dell'anno. In realtà non è niente di che, però insomma è molto godurioso. Il problema è che oggi mi sono messa troppo bassa, infatti mi sa che devo alzare l'inquadratura altrimenti non riuscirò a mangiare. Oh, adesso sì. Andiamo a comporre il nostro hamburger. Qui cosa ho preparato? Una salsa che dovrebbe imitare la maionese, anche se ovviamente non ha nulla a che vedere con la maio, fatta con la crema exquisa senza lattosio, crema di sesamo, sale e pepe e un goccino d'olio e limone. Comunque di tutto ciò che vedrete poi vi farò una ricetta probabilmente, quindi non sto qui a spiegarvi troppo bene quello che sto andando a mangiare. Come altro strato mettiamo una bella fetta di pomodoro. Ok, io già prevedo il macello nel mangiare questo piatto. Ma se io tirassi un po' più indietro e vi avvicinassi un altro po'? Spero che la luce ci assista, anche perché sto girando con la luce naturale e sono oltretutto le 4 di pomeriggio. Andiamo a mettere un po' di questa fantastica purea di broccolo siciliano, ripassato con un po' di peperoncino e basta, perché essendo tardi non potevo mettermi a fare le cose proprio per bene, comunque altrimenti l'avrei fatto con un po' di aglio, peperoncino e basta, e poi in caso olio a crudo, ma io l'ho neanche ce l'ho messo. Già comunque stiamo andando a mangiare un panino super ricco, amo il broccolo siciliano, quindi non mi serve andare a coprire o comunque ad insaporire ulteriormente con dell'olio. Altro strato, no vabbè, oggi ho fatto un panino che ragazzi mai fatto in vita mia. Hamburger, guardate già quanto cresciamo, già così sarà difficile da mangiare. Poi uovo ad occhio di bue, wow. Ragazzi, io non so, giuro, come mangiare questo panino. Tiffany nel frattempo fa la lotta. Metterei un'altra po' di crema di broccolo. Aiuto. Ragazzi, io non so come andremo a mangiarlo questo panino, ve lo dico in anteprima. Non vi offendete se mi vedrete mangiare come un primitivo, però non posso fare altrimenti. E diciamo che è tutto sano, se proprio volete rimanere ancora più leggeri potete farlo con l'hamburger di pollo. Io perché non ci ho pensato, facciamo finta di niente, visto che questo è il pasto della settimana libero, invece che fare come facevo di solito con roba un po' più schifezzosa, quindi maionese e robe simili, andiamo a fare tutto sano. Ok, adesso dovremmo mettere un'altra fetta e pomodoro. E voi dite, ma sei matta? Sì, sono matta. Così. Poi andiamo a mettere ulteriore salsa nella parte superiore. No vabbè, ma che panino vi sto facendo vedere? Sono emozionata. Ed ecco qui il nostro panino. Ora ripuliamo il tutto. Ah, se volete fare gli zozzerelloni potete aggiungere il sughetto dell'hamburger. Mi sa che questo panino è bellissimo da vedere, ma sarà un epic fail. Ma ci rendiamo conto? Direi di iniziare a mangiare, quindi buon appetito! Yeah! Finiamo subito la verdura. Comunque di broccoli siciliani ne potrei mangiare a quantità industriali. Ora vado a mangiare quel che resta di un pomodoro cuore di bue. Così poi lasciamo la bestia per ultima. Io non ho idea di come mangiarlo questo panino, veramente. Sto aspettando che mi arrivi l'ultimo calendario dell'avvento che ho ordinato, che poi è il più bello, per poi farvi il video sui calendari dell'avvento. Fatemi sapere già nei commenti se vi piace l'idea.
Poi, prima dell'inizio di dicembre, vi caricherò di nuovo il video sui film dell'avvento, ovvero mi sono inventata questa cosa dove io vi darò una lista di 24 film e il concetto è un po' come quello del calendario dell'avvento, ovvero che tutti quelli che mi seguono, se vorranno, potranno vedere i film che io dirò per ogni giorno in modo tale da vedere tutti insieme lo stesso film e seguire la stessa scaletta. Mi piace tantissimo come idea, comunque avevo fatto il video, ve lo lascio qui. Solo che l'anno scorso mi seguivano probabilmente 100 e qualcosa persone, adesso siamo un po' di più, quindi spero prenda più piede. Non lo so, a me l'idea di metterci lì nello stesso giorno a guardare gli stessi film mi emoziona, boh, è una cosa bella secondo me. Un po' come quando fecero la maratona di Harry Potter mondiale, dove tutti iniziarono alla stessa ora a guardare tutti i film di Harry Potter. Diventa un evento bellissimo, lo adoro. Quindi spero che mi assecondiate in questa proposta. Così ogni giorno che io pubblicherò il vlogmas voi potrete commentare sotto insieme a me i film. Beh, bellissimo. Fatemi sapere se vi piace questa idea. Per caso sto perdendo tempo perché ho paura di mangiare la bestia. Ed ora a noi, panino. Come faccio? Io ci provo, darò un morso. Tutti quelli che non vorranno schifarsi o scandalizzarsi, saltate questo pezzo al video perché è una prova. Non avete idea. No, vabbè. È l'apoteosi, madonna mia. Che ve lo dico a fare? È di una bontà disarmante. Wow. Lo amo. Poi questa crema fatta di exquisa e tahin. Ci sta perfetta. Ma tutto, il broccolo, il pomodoro, la carne. Guardate qua, cottura della carne perfetta. E il panino si sta smontando tutto, yeah! Che bontà, non ce la posso fare. Scusate se non parlo tanto, però a parte che è molto precaria la situazione del tenere il panino, oltretutto sono 4:30, io ho una fame da lupi, quindi... Questo mukbang sarà più mangiato che parlato. Scusate, ma non posso veramente fare altrimenti. Oh no, mi si è cotto troppo il rosso. Perché l'ho lasciato in padella. Dopo che ho spento il fuoco immaginavo si cuocesse di più, non pensavo però così tanto. Io ci avrei visto bene, solo che per questioni di tempo non ve l'ho fatto, un uovo in camicia, così poi quando andavate a metterlo sul panino lo rompevate e cadeva tutto il rosso. Questo lo faremo prossimamente. Al massimo vi sporcate un po' il naso e qui sta diventando tutto buio. Mi devo anche sbrigare. Scusate se oggi non parlerò tantissimo, spero mi perdoniate. È di una bontà questo panino disarmante. Anzi, siamo riusciti anche a mangiarlo più o meno decentemente. Credevo di non riuscirci, sinceramente.
Oggi credo che abbia messo a fuoco sempre solo il panino, ma va bene. Ci voleva proprio. Probabilmente questo sarà il mio pranzo e cena. E a cena forse mi faccio un bel dolcetto, sì. Ops, vabbè. Ci sarebbe stato benissimo anche un avocado al posto del broccolo siciliano, però li ho comprati oggi e non sono ancora maturi. Ma guardate che bello, è proprio bello da vedere. È ottimo da mangiare. Vabbè, ve lo dico a fare. Seguitemi su Instagram se avete voglia di conoscere nuove ricette particolari, perché io a seconda di come mi gira poi creo e vi scrivo ovviamente tutto quello che metto nel piatto che andate a guardare. Molte di voi per esempio mi hanno inviato delle foto dove hanno replicato il mio panino sempre così tipo mega galattico, però con al posto dell'uovo il tomino. Che ve lo dico a fare, oppure col doppio hamburger di pollo, insomma, infatti mi sa che ve li metterò nelle storie in evidenza, almeno anch'io vi inaugurerò queste benedette storie in evidenza, visto che ancora non me le sono filate, e voi, anche se mi iniziate a seguire da poco, potrete andare a recuperare tutte le vecchie ricette, infatti mi sembra proprio un'ottima idea. Così metti che non vi ricordate cosa avevo usato, potete andare a guardare. Ops. Questo pane è peccato perché è buono, ma no, vabbè. Questa crema la potete utilizzare per tutto, non vedo l'ora di farvici la ricetta che ovviamente ve l'abbino insieme a qualcos'altro. Ah, oppure ve la metto in un What I Eat in a Day, così la vedete con altre proposte oltre il panino. È di una goduria che la maionese ve la dimenticate proprio. Madò, buonissima, la potete abbinare con tutto. Polpettine di melanzane, falafel. Bene, siamo arrivati in quel momento del video in cui non possiamo più addentare il panino in maniera umana. Vabbè. Wow. Questa salsa è diventata la mia preferita in assoluto. Se ce la fate, provatela e fatemi sapere perché è buonissima. Veramente. Cioè, fosse per me, io vi vorrei far assaggiare tutto quello che cucino, perché è sempre così. Quando preparo delle cose che per me sono super goduriose, il mio primo desiderio è che tutti le assaggino, perché non vedo l'ora di sapere anche gli altri cosa ne pensino. Vabbè, io spero che un giorno al nostro primo evento vi potrò cucinare qualcosa, sarebbe proprio il sogno. Ah, a proposito, per tutte le ragazze di Roma, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi potrebbe interessare una sushiata tutte insieme. Organizziamo un pranzo dove ci incontriamo e andiamo a mangiare sushi. Questa è un'idea che ci è venuta in mente magari anche per festeggiare i 10.000 iscritti. Se siete di Roma, fatemi sapere giù nei commenti. Comunque mi hanno attivato la community su YouTube, quindi vi potrò postare delle cose. Ora vedrò un po' cosa c'è, se ci sono i sondaggi meglio, altrimenti vi posto una foto e poi voi sotto nei commenti mi andrete a dire se ci siete, quando sarebbe meglio, eccetera, eccetera, e cerchiamo di organizzare qualcosa di bellissimo. Ogni tanto torno a fuoco. Poi la carne, ma la riuscite a vedere? È proprio rosina, ancora umida. Vabbè.
Poi il rosso dell'uovo, vabbè, se fosse stato morbidino era proprio il top del top. Comunque, qui c'è quanto ho sporcato, devo dire mi è andata benissimo, non mi posso lamentare. Poi magari sì, le mani sono un po' lerce. Però nel complesso poteva andarci molto peggio. Questo sarebbe da fare un boccone unico, visto che abbiamo ancora un po' di rosso, il pomodoro, il broccolo, la salsina. Questo sarebbe il boccone perfetto. Solo che, non so, forse è un po' troppo grande. Lo dividiamo ancora a metà? Ho ottenuto l'essenza. Oh. Alla fine. Aiuto. Vado. Il boccone più buono, sì. Wow, sono in estasi, si può dire. Devo dire 10 lode è poco, fantastico, veramente. Ripulisco anche questi pezzetti caduti, mi sembra un sacrilegio doverli buttare, ma assolutamente non si spreca niente. Purtroppo non ho un cucchiaino a portata di mano, però appena spegnerò la fotocamera. Vabbè, questa mi creerà dipendenza, già lo so. Scusate se appaio tipo rossissima in questo video, ma siccome il sole sta già tramontando e sono le, vediamo, sono adesso le 4:20. Io sono di questo color tramonto. Prossimamente vi porterò al mukbang messicano dove preparerò tutto io e poi vi registrerò le ricette. Non vedo l'ora di farvelo vedere. Lì mi vedrete impazzita. Mangerò come non mi avete mai vista, probabilmente, perché adoro il cibo messicano. Su Instagram vi avevo raccontato questa cosa. E stavo sclerando perché tutto il cibo senza glutine, oltre che ad essere infinitamente più caro rispetto allo stesso prodotto normale, è anche molto più piccolo. Ma perché? Chi mangia senza glutine, perché non dovrebbe avere le porzioni uguali a chi mangia il glutine? Io questa cosa veramente non la capisco. Un giorno spero di trovare una risposta a queste domande. Infatti, le tortillas costano 2 euro di più di quelle normali. Sono più piccole rispetto a quelle normali e sono 6 invece che 8. Ma perché? No. Niente, questa cosa mi manda impazzia. Per oggi io vi saluto anche perché la luce ci sta abbandonando ed io ho parlato tantissimo a fine video senza nulla da sgranocchiare. Per chi è arrivato fino a qui, un bacione extra e soprattutto commentate con queste emoji se siete arrivati a questo punto del video. Io vi ringrazio tantissimo per sostenermi. A proposito, sicuramente quando voi vedrete questo video già avremo raggiunto 10.000 iscritti, quindi grazie. Veramente vi amo, sono felicissima, vi ringrazio in anticipo perché tanto la gioia è nell'aria, perché mancano 30 persone e sicuramente entro stasera o massimo domani le raggiungeremo. Io sono strafelice e orgogliosa di voi, di noi, di tutto quello che stiamo creando, perché siamo una community differente, io questo lo vedo. Passo le ore a parlare con voi anche in direct, cioè mi trovo benissimo, siete degli angeli ed io sono felicissima di ogni parola che mi dedicate, di ogni minuto che dedicate.
dedicate a guardare i miei video e di ogni commento che mi lasciate. Insomma, veramente vi sono grata di tutto, non lo dimenticherò mai. Soprattutto tra di noi il nostro rapporto sarà sempre uguale. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, perché come avrete sentito parlare da tutti, YouTube sta facendo i capricci, quindi gli algoritmi non funzionano più, non manda più le notifiche, non fa più niente. Confido in voi. Se volete sostenermi, mi raccomando, un pollicino mi farebbe molto comodo per contrastare questa cosa, anche perché anch'io, che sono un canale molto piccolo, ho ricevuto un calo di visualizzazioni non indifferente. Però sono sempre qui, sempre con lo stesso spirito e soprattutto con la stessa gioia di parlare ogni volta con voi. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, perché arriveranno talmente tante cose belle, organizzeremo incontri, io sono super felice, non vedo l'ora, anzi, aziende, contattatemi per organizzare incontri, ristoranti, mi adopererò per cercare di crescere molto più velocemente per voi, in modo tale che il mio sogno si realizzerà, ovvero prendere un'intera sala di un ristorante, o addirittura il sogno più grande sarebbe un intero ristorante e poter stare tutti insieme, tipo un matrimonio però fatto di noi, tutti insieme nella sala. Pensate che bello, sarebbe tipo un evento però gastronomico. Impazzisco, non so se si potrà mai realizzare che ci offra tutto il ristorante, però anche se dobbiamo pagare ci fa un bello sconto, io lo accetterei. Comunque già ho parlato con il proprietario del ristorante dove vado a mangiare sempre e cercherò degli accordi, perché per il pranzo barra cena che vogliamo fare, insomma, tra tutte noi, gradirei avere uno sconto un po' più alto del solito, visto che non lo so quante saremo, però più stiamo, più sconto possiamo chiedere. Quindi aderite in tante, mi raccomando. Io, come sempre, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 10.000!